Pillole di Inbound, il primo podcast italiano su HubSpot e dintorni. E benvenuti a tutti a questa nuova puntata del nostro podcast. Oggi ci occuperemo di uno degli aspetti che intervengono nelle fasi finali, se così vogliamo dire, del customer journey, o meglio, per leggerla più in ottica inbound, stiamo parlando di un concetto che interessa la fase di delight, quindi la fidelizzazione del cliente. Parliamo nello specifico del Net Promoter Score. Ne parliamo oggi perché mi è capitato di vedere un video su MentorBox. Per chi non lo conoscesse, MentorBox è un servizio software as a service in cui vengono erogati dei contenuti video che riguardano ad esempio recensioni di libri oppure interviste con gli autori di alcuni dei best seller, chiaramente legati al business, che vengono intervistati dal founder di MentorBox e chiaramente con il suo contributo e anche quello degli altri docenti o comunque degli altri che contribuiscono a creare contenuti per MentorBox, abbiamo la possibilità comunque di usufruire di questi contenuti che molto spesso, come ho detto, riguardano dei libri che vengono pubblicati senza però il bisogno di leggere effettivamente il testo, quindi una sorta di riassunto con il valore aggiunto chiaramente del contributo di chi ha scritto il libro, dell'autore o di altre persone che chiaramente hanno attinenza con il tema. Nello specifico il Net Promoter Score era al centro di una conversazione con Reid Hoffman. Reid Hoffman, uno dei fondatori di LinkedIn, è una delle persone, dei personaggi più di spicco nel panorama anche della Silicon Valley. Ricordiamo che nel momento in cui è stata acquisita LinkedIn da Microsoft, è chiaro che si è avuto modo di scoprire anche di più le persone, diciamo, dietro LinkedIn che avevano contribuito alla nascita e alla crescita di quella che è una delle aziende tech chiaramente più di successo al mondo. E proprio Reid Hoffman afferma che il Net Promoter Score, quindi tutelare o prendersi cura dei clienti attuali e dargli un'esperienza fantastica, è il primo passo per il successo. Vediamo perché. Molto spesso noi ci concentriamo sulle campagne, sull'acquisizione, su tutte quelle attività che in realtà servono a generare nuovi contatti. È anche vero che tralasciamo molto spesso la cura dei clienti attuali. In che senso? Non è vero che non ce ne curiamo, però l'aspetto di evidenziare, enfatizzare comunque l'esperienza che hanno i clienti attuali e che può, come ci siamo detti più volte, essere motivo per cui altre persone si avvicinano al nostro brand, al nostro servizio, al nostro prodotto. Perché? Perché ricevono l'esperienza positiva di un proprio pari, che abbiamo detto avere un impatto nettamente superiore rispetto all'opinione che un brand può esprimere e anche alla possibilità poi di passare quel messaggio e di trasmettere anche il concetto di fiducia che c'è alle spalle. Quindi anche Reid Hoffman dice: partiamo invece dai clienti attuali, prendiamocene cura, soprattutto cerchiamo anche in questo caso di avere delle metriche a supporto di quello che diciamo. Nello specifico utilizziamo il Net Promoter Score. Vi sarà capitato sicuramente di incontrarlo. Stiamo parlando di quelle domande, di quelle survey in cui si chiede di valutare su una scala, che può essere da 1 a 10, da 1 a 100, chiaramente le scale possono variare, però di esprimere un'opinione, sotto forma però di un punteggio, di un valore, all'esperienza che si è ricevuta. In quali fasi abbiamo il Net Promoter Score o le survey o comunque le attività che ci permettono poi di raccogliere queste informazioni? Beh, molto spesso, se stiamo parlando ad esempio di un e-commerce dopo l'acquisto, o se stiamo parlando invece di un modello di business diverso dove non c'è l'acquisto direttamente online, chiaramente abbiamo la possibilità, anche se abbiamo un modello di lead generation, ad esempio un modello di business che si basa sulla lead generation, abbiamo la possibilità di inviare, sottomettere queste survey ai nostri clienti, ok? Chiaramente però la survey
è una tipologia di raccolta di informazioni più quantitativa, ok? Quindi sicuramente se abbiamo una base di utenti abbastanza, come dire, rilevante, o allo stesso modo una base di clienti con un certo potenziale, con certi numeri, è chiaro che possiamo sfruttare le SARVI, perché chiaramente andiamo a raccogliere queste informazioni su un segmento di pubblico altamente profilato. È anche vero che queste SARVI, è chiaro che a seconda della fase in cui si trova l'utente, in cui si trova il cliente, possono variare. Non è detto che debbano essere per forza ed esclusivamente delle SARVI, chiaramente possono variare gli strumenti che utilizziamo. Però il concetto alla base è importante, cioè cerchiamo comunque di monitorare anche delle fasi del customer journey successive alla vendita, perché l'obiettivo che dobbiamo raggiungere è quello di avere la sicurezza che effettivamente nei nostri processi anche post vendita, o comunque in generale la customer experience, sia un'esperienza appunto ottimale, sia una bella esperienza e sia un'esperienza tale per cui le persone cominceranno ad attivarsi anche dal punto di vista del referral. Questo è un aspetto che ci interessa particolarmente, perché una delle domande classiche è: oltre il grado di soddisfazione, diciamo, sul servizio, c'è anche il grado, o meglio, la volontà di consigliare il prodotto, il servizio, più in generale il brand, ai propri contatti. Ecco, questo è proprio l'anima del referral, ok? Quindi stiamo chiedendo alle persone: è vero che hai avuto un'esperienza così positiva? Ok, da questo punto di vista, quanto saresti disposto a consigliare quello che stiamo facendo ad altri tuoi contatti? È chiaro che lì stiamo sfruttando in qualche modo i nostri clienti attuali, la nostra base clienti, come ulteriore canale di acquisizione. Un canale di acquisizione potentissimo. Ricordiamo che il passaparola sostanzialmente è il concetto più vicino al referral, che può essere visto da un punto di vista tradizionale, quindi offline, piuttosto che con l'ausilio di strumenti, tecnologie e metodologie chiaramente digital. Però il concetto è quello, cioè se è vero che hai avuto un'esperienza così positiva, raccontalo anche ai tuoi pari, in modo tale che possano immedesimarsi chiaramente nella situazione, capire il valore che tu hai ricevuto e desiderare un'esperienza simile. Questo è un po' quello che ci deve guidare. Un altro concetto importante che raccontava Reid Hoffman era, anche questo un po' controintuitivo, all'inizio dobbiamo fare delle cose ipotizzate o strutturate per non scavare, ok? Quindi sostanzialmente lo capite anche applicato a questo contesto, cioè abbiamo le SARVI abbiamo imparato a conoscerle non solo per quanto riguarda il Net Promoter Score, ma anche in fasi precedenti, che quando andiamo ad indagare sulla customer persona, sulle caratteristiche che identificano il profilo del nostro cliente ideale, e in quel caso abbiamo detto: guardate, le survey sono uno strumento fondamentale per raccogliere informazioni, dati quantitativi, ok? Però non dimentichiamo che nelle fasi esplorative o iniziali abbiamo bisogno soprattutto di small data, di dati qualitativi, per cui, così come facciamo il discorso che le SARVI servono per la profilazione, ad esempio inizialmente per individuare il nostro target in modo più preciso, ma devono essere uno step successivo alle interviste di persone in cui conosciamo i nostri clienti, un bucket, un gruppo di clienti o di potenziali clienti compresi tra i 10 e i 20, allo stesso modo per impostare i processi, diciamo, di customer service o di delight, della fase di delight, anche in quel caso possiamo partire con una metodologia che non sia pensata per scalare, e quindi anche in quel caso delle indagini più qualitative che ci mettano più, come dire, in contatto con i clienti e li lasciano liberi di esprimere apertamente la loro opinione sull'esperienza che hanno ricevuto. Una volta raccolte le prime testimonianze, le prime opinioni, chiaramente i primi dati qualitativi, allora possiamo estendere la portata con le SARVI, ok? Però inizialmente il consiglio è: muoviamoci sempre su dei recinti quanto più circoscritti possibile, ok? Questo sia per le fasi di indagine della persona, ma anche
a cascata sugli altri aspetti che ci interessano, ok? Perché? Perché una volta raccolte, diciamo, le prime informazioni su quelli che sono i clienti già più vicini alla fidelizzazione o già più propensi a attività di referral, è chiaro che poi avremo le basi su cui costruire tutta l'infrastruttura anche di dati e di metriche a supporto delle indagini fatte con i survey. Gli strumenti possono variare, esistono anche diversi widget che possono essere integrati sul proprio sito, sul proprio blog, però l'importante è sempre capire, uno, chi deve ricevere queste informazioni, in che modo, con quale frequenza e soprattutto qual è l'obiettivo, per cui a seconda della fase, a seconda anche del motivo per cui chiediamo questa opinione, possiamo far variare il modo in cui chiediamo queste informazioni e chiaramente anche da un punto di vista di user experience il momento, la fase, il touch point che utilizziamo per raccogliere queste informazioni. Quindi sostanzialmente non dimentichiamo mai la fase di delight, consideriamola sempre e sempre di più come anche uno strumento di marketing per riuscire a presentare nel migliore dei modi la proposta di valore del nostro brand, del nostro servizio o prodotto. Un altro aspetto che interessa e che può essere, come dire, utilizzato nel caso in cui raccogliamo queste informazioni, queste opinioni o recensioni o esperienze andando a intervistare direttamente i nostri clienti, beh, diventano dei veri e propri strumenti di marketing, perché tutte le testimonianze chiaramente possono essere utilizzate anche nelle nostre landing page, sul sito, negli altri strumenti che utilizziamo o quindi nelle attività, nelle fasi che intervengono prima chiaramente del delight, della fidelizzazione, per enfatizzare l'aspetto di social proof, ok? Quindi nelle landing page inseriremo i video con le testimonianze chiaramente pertinenti, che significa che per ogni servizio, per ogni prodotto avremo un set di interviste, di esperienze, di opinioni dei clienti che già hanno provato quel servizio o quel prodotto, e quindi aumenteremo da un lato la pertinenza e dall'altro anche la possibilità di far immedesimare chiaramente gli utenti nella situazione, nel contesto che ha visto comunque la soddisfazione dei clienti che ci hanno scelto. Dall'altro lato, se riusciamo a raccogliere queste opinioni in diversi formati, quindi immaginiamo la testimonianza scritta piuttosto che l'intervista, piuttosto che la registrazione audio anche dell'intervista, significa che possiamo poi lavorare su questi contenuti per declinarli in ottica di annunci video che abbiamo detto attivano l'awareness e quindi stimolano il top of funnel, però sono contenuti che raccogliamo nella fase di delight. Vedete il flywheel, quello di cui abbiamo parlato, il cerchio che si chiude, dove la fase di delight ci dà in questo caso gli strumenti, i mezzi e i contenuti per continuare a dare linfa, nuova linfa, anche alle fasi di attrazione, ok? O alle fasi di awareness, utilizzando però uno strumento forte che è l'opinione dei pari. Spero che vi sia piaciuto questo argomento. Se avete dei dubbi o preferite dei chiarimenti, potete tranquillamente contattarci o contattarmi sia su LinkedIn che direttamente per email. Vi ringrazio ancora per averci ascoltato e ci sentiamo la settimana prossima con un nuovo episodio del nostro podcast.